abbiamo letto da questo Salmo 22, sarebbe il Salmo 23: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi ha posto in luogo di abbondanti pascoli. Mi ha condotto ad acqua ristoratrice, richiamata a sé l'anima mia. Mi guida per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E ora, anche se dovessi camminare tra le ombre della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me. La tua verga e il tuo bastone sono i miei conforti, eccetera, eccetera. L'abbiamo finito tutto quanto, l'ho già letto prima, grazie a Dio. E ci sono qui presenti varie persone che sono qui presenti, alcune persone sono già andate via. Ringraziamo, Signore, per le persone che sono qui presenti, che sono all'ascolto della parola. Tra un po' farò anche le telefonate di lavoro. Ringraziamo, Signore, per le varie persone che sono qui presenti. C'è anche Angelica che è là all'interno, che sta lavando i piatti. E l'obiettivo di questo locale, come è già stato annunciato varie volte, è annunciare il messaggio della salvezza per grazia mediante la fiducia nell'opera che il Signore ha fatto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. In tante lingue lo conosciamo, grazie a Dio, chi conosce varie lingue. Ma se noi non confidiamo in Lui, ma confidiamo in un altro Dio, siamo spacciati. Cosa significa confidare nel Signore? Significa pregare solo a Lui, significa leggere la Sua parola, significa fidarsi dell'opera che Lui ha fatto e non di opere d'uomo. Molte persone confidano anche in se stessi, nel fatto che rinunciano a certi peccati, e nel fatto che fanno delle buone opere, e danno a questa rinuncia un valore salvifico, danno a queste buone opere un valore salvifico. Noi sappiamo che la Sua parola ci insegna che non è così. E allora ringraziamo il Signore per la Sua parola, preghiamo che il Signore possa operare nelle varie persone che sono qui presenti. Sarà fatta adesso, oltre che la lettura, abbiamo già fatto la preghiera, saranno fatte un momento di domande e risposte. Quindi vediamo quello che il Signore ha da dirci e preghiamo per le varie persone, non solo per la loro guarigione fisica, ma anche per la guarigione spirituale, che possano essere guariti nello spirito. E ringraziamo il Signore per la Sua parola.